Buongiorno cari amiche di Country Mami, ci siamo, è arrivato dicembre e con dicembre la fretta di dover fare tante, tante, tante cose perché Natale si avvicina, i tempi si stringono e quindi dobbiamo veramente lavorare tanto. Poi se ci si mette anche il cattivo tempo per cui si fa fatica ad uscire di casa, insomma diventa tutto complicato. Ma stiamo in casa, stiamo a calduccio. E iniziamo a lavorare. Oggi è un progetto che mi piace tantissimo. Ve lo farò fare un po' al buio perché non mi faccio vedere prima l'oggetto finito, però seguite tutto il video fino alla fine perché poi ci sarà una bella sorpresa anche riguardo a tutte le attività che faremo nel mese di dicembre. Intanto stamattina avete aperto la prima porticina del vostro calendario dell'avvento? Io sì. Mi raccomando, vi ricordo che con il libro Buon Natale, Mrs. Claus, che è un ottimo regalo anche per i bambini e, o per chi volete, per chi è un po' bambino dentro e ancora crede alla magia del Natale, ecco, con questo libro potete avere proprio un bellissimo calendario dell'Avvento. Ma andiamo ad incominciare subito il nostro lavoro e vi invito a venire da questo lato. Ok, allora. Oggi andiamo a fare un progetto molto carino. Realizzeremo un cestino a forma di casetta. Le casette di pan di zenzero avete presenti? Quali sono? Benissimo. Allora, per costruire il nostro cestino abbiamo bisogno del nostro cartamodello. Cartamodello che è costituito da diversi pezzi che metteremo sul nostro bosal, perché abbiamo bisogno che il cestino abbia un po' di struttura. Andremo a schiacciare il bosal facendolo aderire al tessuto per l'esterno con il ferro da stiro. Lo fermeremo con gli spilli perché metteremo sotto anche la parte interna e andremo a cucire tutto insieme. Questa cucitura sarà completa, quindi inizieremo e finiremo tutto. Non lasceremo nessuna apertura perché dopo andremo a fare un taglietto all'interno per poter risvoltare il nostro lavoro, ok? E io vado sotto macchina e faccio questo. Allora, come vedete, ho cucito tutto in un pezzo unico. In realtà voi avreste anche potuto cucire in piccoli pezzi tutti insieme, ma io ho preferito fare così. Poi ho lasciato ho fatto una piccola apertura al centro e ho rigirato tutto il lavoro. Adesso per chiudere questa nostra apertura mi sono andata a disegnare un cuoricino con la stessa stoffa dell'esterno, ci ho messo la frisellina biadesiva e andrò semplicemente col ferro da stiro ad incollare la frisellina. Mi aiuto un attimo con il ferro da stiro. Andrò ad incollare la stoffa sul fondo. Ecco qua. Allora, lo posizioniamo e col ferro da stiro andiamo ad incollarlo. Sembra strano, che uno dica incolla la colla, però in realtà è così. Con la frisellina andiamo ad incollare. Adesso prendiamo il cartamodello della nostra base. Ok? La nostra base è un rettangolo. Lo vado a posizionare perfettamente sul fondo dove deve essere e con l'aiuto della penna per tessuti vado a tracciarmi tutta la forma. Ok? Perché? Perché andrò sotto macchina e farò questa ribattitura, questa non lo so, trapuntatura, non so come chiamarla. Mi farò insomma la forma della base che ci servirà. Ho spostato leggermente. Ci servirà quando poi dovremo andare a piegare il nostro cestino, la nostra casetta per chiuderla, ok? Potreste anche non farlo perché seguite la forma e vi viene tranquillamente, perché poi una volta che l'avremo impunturato potremo andare a chiuderlo. Potete anche, se volete, fare un'impuntura tutto intorno. È un di più, se vi va potete farlo. Allora, adesso io vado a tracciarmi sotto macchina questo rettangolo, ok? Ci vediamo tra poco.
Ecco fatto, questo è l'interno, questo è l'esterno, come vedete ho fatto anche un po' di trapuntature per rendere la base più solida. Adesso cosa dobbiamo fare? Allora, come vi dicevo prima, voi avreste potuto anche cucire singolarmente i vari pezzi, ma io ho pensato di proporvi un pezzo unico come base per rendervi il lavoro facilitato, ok? Adesso dobbiamo andare a unire insieme i lati in questo modo qui. Come faremo ad unire i lati? Allora, li uniremo con un punto festone, quindi sulla base, da adesso in poi, lavoriamo a mano sulla base, nel cestino praticamente. Il cestino adesso sarà lavorato tutto a mano. Ok? Quindi quattro cuciture con il punto festone che vi ho mostrato nello scorso video, qualche video fa, adesso non ricordo quale, però insomma è facile da fare. E questo è il nostro cestino, vedete? Sta prendendo la forma della casetta. Poi dopo lo vado a cucire e vi faccio vedere come faccio. Intanto andiamo a vedere gli altri pezzi che dobbiamo cucire a macchina. Il tetto. Per il tetto, che è sempre un rettangolo di un'altra forma, noi andiamo a fare la stessa cosa. Abbiamo bisogno di tetto e manico. Ok? Tetto e manico. Andiamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima, quindi scegliamo il nostro tessuto. Io per il tetto ho scelto un verde, lo metto sopra il bosal, lo faccio aderire bene, mi faccio la forma, me la traccio sul bosal, metto la parte interna, vado a fermarmi tutto con gli spilli, cucio e rigiro. E questo è il mio tetto. Al centro del mio tetto ho tirato una cucitura e un'altra cucitura a pochi centimetri da una parte e dall'altra. Sul cartamodello sono segnati. Allo stesso modo io ho realizzato anche il manico. Quindi l'ho messo sul bosal e sul tessuto in doppio, sono andato a cucire tutto intorno, ho rigirato, ho fatto una ribattitura per chiudere tutto quanto ed ho ottenuto il mio manico. Il mio manico va cucito sopra il mio tetto con l'aiuto di quelle strisce che ci siamo disegnati e che abbiamo trapuntato. Poi è molto carina questa cosa che partendo dal centro del manico mi sono segnata, mi pare 5 centimetri da una parte, 5 centimetri dall'altra e li ho chiusi in modo da ottenere anche una presa migliore per il mio manico che andrà appoggiato tranquillamente sopra la mia casetta, ok? Quindi, ragazze, vedete, signore, vedete? Questa è la nostra casetta. Il manico è già fatto. Vado adesso a cucire i quattro lati col punto festone e ci rivediamo per le decorazioni finali. Ecco qui. Allora, vedete? Ho cucito con il punto festone tutti e quattro i lati. Poi potreste anche provare a farli a macchina, sempre col punto festone, vengono bene lo stesso. Poi ho cucito il manico sopra e il tetto, sopra la parte della casetta che va a combaciare, e ho messo anche quattro bottoni sui lati e un bottone al centro. Questo è favoloso perché vedete, guardate, si va ad aprire in questo modo e vi diventano due scomparti. Io questo cestino l'ho pensato come portafrutta secca sulla tavola di Natale, ma potete utilizzarlo anche per le cose di cucito, insomma, per quello che volete. Adesso, se ci spostiamo davanti, andiamo a decorare insieme le due facce, ok? Ecco qui la nostra casetta. Allora, come vedete, avevo questi bottoni un po' particolari, non ho voluto dargli proprio l'impronta estremamente natalizia, ma se volete voi potete farlo chiaramente, quindi potete farci la neve artificiale, cioè la neve disegnata, potete fare tutti gli effetti che volete. Io ci ho messo questo bottoncione grande e due piccolini di qua e la stessa cosa Annie ed Andy. Da questo lato con i due cuoricini. Adesso da una parte e dall'altra andrò a mettere due bottoni realizzati a mano con lo stesso tessuto del tetto. Il tetto l'ho fatto in questo modo. Ed è una bellissima casetta, cestino, che può contenere qualsiasi cosa noi vogliamo. Possiamo anche crearci un'impuntura sopra se la vogliamo tenere così, ma io la preferisco che si possa chiudere dall'interno, vedete?
ecco qui, e ci potete mettere le noci, le nocciole, le mandorle, insomma tutto quello che volete per la vostra tavola di Natale. Ma non solo. Allora, come vi dicevo, voglio proporvi adesso i progetti che andremo a realizzare per tutto il mese di dicembre. Io non vi proporrò di fare i 24 giorni del calendario dell'Avvento, ma i 12 giorni del Natale, che è una tradizione tutta americana. Ogni giorno si fa qualcosa di particolare per i 12 giorni che precedono il Natale. Io vi proporrò 12 addobbi natalizi, quindi ne faremo uno ogni 2 giorni praticamente. 12 addobbi semplici, veloci, perché non posso togliervi troppo tempo a Natale, molto belli, che potremmo andare a mettere nella nostra casetta del Natale, oppure li andate a mettere sul vostro albero, oppure li andate a mettere, insomma, dove volete all'interno della vostra casa. Saranno 12 progetti, realizzati qualcuno in feltro, qualcuno in tessuto, tutti gratuiti. Quelli per cui ci sarà bisogno del cartamodello, io il cartamodello ve lo metterò direttamente, ve lo posterò sulla pagina Facebook Country Mami. Quindi andrete lì, prenderete la foto, poi ve la stamperete nella misura che volete e potete realizzare gratuitamente il nostro addobbo. Allora, preparate la casetta del Natale, così insieme poi. Fino a Natale andremo a metterci dentro tanti bellissimi addobbi. Bene, spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se volete il cartamodello, vi basterà mandarmi un messaggio al numero WhatsApp che è sulla pagina Country Mami e io ve lo invierò sempre via WhatsApp con i centimetri e tutto. E così potrete realizzare la nostra casetta. Mi raccomando, tanti like, tante condivisioni e tante visualizzazioni perché sono la cosa che ci serve di più. Bene, per oggi vi saluto, ci rivedremo fra 2 giorni, quindi ci rivedremo prestissimo per un nuovo tutorial. Grazie a tutte voi e buon dicembre!